La polizia scopre 8 appartamenti tra via Turri e via Paradisi a Reggio, dove ad ogni ora del giorno e della notte si prostituivano cinesi per 20 euro, clienti adescati anche nei bar. Sulla via Emilia la prostituzione è invece in mano alle cittadine dell'est. 125 donne sono state espulse grazie ai controlli della polizia, per la maggior parte sono rumene. Carabinieri questa mattina nella sede della Regione a Bologna per cercare informazioni sulle spese del consigliere regionale, ex Italia dei Valori, il reggiano Matteo Riva, che dice: le mie spese tutte controllate dai revisori. Slitta di alcuni mesi la consegna della stazione Medio Padana firmata Calatrava, che rischia però di essere inutile. Nessuna conferma infatti che i treni dell'alta velocità si fermeranno a Reggio. In molti hanno partecipato all'assemblea sulla crisi della cooperativa Muratori Reggiolo. Pronto un esposto dei consumatori per fare luce sulle questioni finanziarie. Con l'avvicinarsi delle feste per la commemorazione dei santi e dei defunti, i carabinieri intensificano i controlli nei cimiteri di tutta la provincia. Istruzioni per evitare di essere derubati. Dopo il trionfale successo a Milano, l'allenatore della Trenkwalder, ospite di Basket Time, questa sera alle 21, Max Menetti parlerà della squadra e dei prossimi incontri. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Teletricolore. Parliamo dell'allarme prostituzione in alcune zone di Reggio, in particolare sulla via Emilia. C'era stata anche una sorta di rivolta popolare perché queste presenze, invece di calare, aumentavano continuamente. Ci sono state delle risposte forti del comune, ma adesso sono i controlli della polizia che danno un quadro di quella che è la prostituzione a Reggio. Cominciamo dalla zona stazione, dove sono stati trovati degli appartamenti. Ecco cosa c'era dentro. Isabella ha trovato. In zona stazione la prostituzione batte bandiera cinese e nell'esercizio non ci si fa scrupolo di praticarla anche in presenza di bambini. E quanto emerge da mesi di indagine della Polizia di Reggio nel contrasto al fenomeno, concentrate su due fronti: i controlli tra la via Emilia e Parma in applicazione all'ordinanza comunale e i controlli serrati in zona stazione, dove invece a farla da padrona è appunto la prostituzione di donne cinesi tra i 25 e i 35 anni, le cui prestazioni non superano i 20 euro. Nella notte la polizia ha effettuato un blitz identificando 13 donne di etnia cinese, 6 delle quali clandestine, e sequestrato 8 appartamenti. Tra i casi più significativi, quello di una stanza del sesso sublocata in un appartamento abitato anche da bambini, sempre in una famiglia di cittadini cinesi, o in un altro caso una coppia di coniugi dove uno dei due abitualmente si prostituiva. Nessun'altra etnia è presente in zona stazione dedita all'esercizio della prostituzione. Stiamo parlando in sostanza di circa 64 appartamenti che abbiamo durante tutto l'arco dell'anno controllato, dove abbiamo osservato l'attività delle prostitute e quindi abbiamo anche fermato dei clienti. Insomma, abbiamo fatto una serie di attività che stanotte si è conclusa con questo primo passo: 8 sequestri di appartamenti e la denuncia di 5 persone all'autorità giudiziaria. Si può parlare di mafia cinese nell'ambito di queste operazioni in via Turri in zona stazione, visto che le prostitute sono solo di etnia cinese? È ancora presto per dirlo, ma non lo dobbiamo assolutamente escludere, perché in altre parti del territorio è emerso questo fenomeno. L'indagine comunque va avanti. L'indagine va avanti e, ripeto, possiamo anche dire tranquillamente che questo è solo il primo passo, ne seguiranno degli altri. Allora, avete sentito nel servizio il capo della mobile di Reggio dice: non escludiamo che dietro ci sia la mafia cinese. Certo, dietro tutte queste donne c'è sicuramente un'organizzazione che appunto fa in modo che questo sfruttamento della prostituzione dia guadagni sempre maggiori. E noi ci siamo spostati anche sulla via Emilia, perché lì è un'altra zona molto sensibile di Reggio. Lì c'erano state appunto queste proteste dei residenti, i numeri della polizia sono incoraggianti, ma appunto le indagini dovranno smantellare il fenomeno, se si potrà mai fare, alla fonte. Sentiamo allora i numeri della polizia.
Una mappa della prostituzione a Reggio, grazie alle indagini della polizia, si va sempre più delineando come le diverse etnie si siano spartite la città. Se la zona della stazione è in mano ai cinesi, la via Emilia in direzione Parma è dei rumeni, mentre Cella e Cadè sono dei trans che arrivano in taxi da Milano, lavorano tutta notte nel Reggiano e poi tornano in Lombardia. Uno spaccato di vita anche questo, che quest'anno, dopo le proteste dei residenti di Pieve Modolena e l'ordinanza antiprostituzione del sindaco di Reggio, ha fatto registrare oltre 125 allontanamenti da Reggio. 63 di questi sono espulsioni, provvedimenti presi nei confronti degli stranieri irregolari. Diverso è il caso delle lucciole rumene, che sono comunitarie. La questura di Reggio, capofila in questa operazione, applicando due leggi del 2007, ha allontanato dal nostro territorio anche 33 rumene. Tra le prime 3-4 questure che stanno utilizzando questo strumento normativo, perché come avrete capito non è uno strumento normativo che può essere adottato immediatamente come le espulsioni, mentre nel caso di una extra appartenente all'Unione Europea, quindi di una straniera in senso tecnico irregolare sul territorio dello Stato, è possibile prendere è possibile adottare da subito un provvedimento di espulsione che è immediatamente esecutivo. Nei confronti degli appartenenti all'Unione Europea c'è bisogno di motivare, di strutturare i provvedimenti amministrativi in senso adeguato e quindi di giustificare quali sono le ragioni di urgenza che poi potranno portare all'allontanamento coatto della stessa dal territorio nazionale. A Pieve Modolena, stando alle operazioni della polizia, la prostituzione su strada si è ridotta del 40%. Cambiamo argomento. Carabinieri questa mattina nella sede della regione a Bologna. I militari sono entrati negli uffici di Viale Aldo Moro per cercare informazioni sulle spese del consigliere regionale del gruppo misto, il reggiano Matteo Riva. Contro l'ex esponente dell'Italia dei Valori, infatti, è stato presentato un esposto in procura sull'utilizzo dei fondi regionali per le proprie spese. Non ne so nulla, ma immagino che l'esposto l'abbiano presentato i miei nemici, ha spiegato Riva. Le mie spese sono tutte controllate dai revisori che, quando le hanno ritenute inammissibili, non me le hanno fatte passare. I carabinieri sono rimasti al settimo piano della sede dell'Assemblea Legislativa circa un'ora, nella quale hanno fatto domande alla segreteria della direzione del Consiglio regionale e hanno cercato riscontri su alcuni elementi delle spese effettuate da Riva. Parliamo della stazione Medio Padana. Ci sono novità e non sono molto positive, perché slittano ancora i tempi di consegna di quest'opera che sta sorgendo a Mancasale. È stato confermato appunto il ritardo di quest'opera firmata Calatrava, ma c'è un'incognita ancora più grande, cioè quella di quanti treni davvero si fermeranno e di come poi i collegamenti saranno organizzati sul territorio reggiano per raggiungere questa stazione. Ma vediamo le novità. Sembra infinita la storia della stazione Medio Padana firmata Calatrava, dove dovrebbero fermarsi i treni dell'alta velocità. Alternativa alla stazione del traffico tradizionale sta prendendo vita in zona Mancasale, ma il condizionale sui treni è d'obbligo, perché i ritardi nella consegna renderebbero poco appetibile e non economicamente vantaggiosa la fermata dei convogli persino dell'ultimo nato Italo. Il ritardo è stato confermato dagli ingegneri di RFI, intervenuti nella commissione consigliare ad hoc del Comune di Reggio, chiesta da Rifondazione Comunista e dal consigliere Ferrigno. Doveva essere pronta entro questo mese, invece lo sarà a fine anno, se non addirittura nella primavera del 2013. Per metterla poi in funzione serviranno altri mesi. Intanto i treni si fermano a Parma, che è riuscita a offrire una fermata non griffata, ma almeno già in funzione. Quella di Reggio è costata 79 milioni di euro, 18 circa da TAV e 61 circa dalla Regione, ma si parla sempre di soldi pubblici. Il sindaco Del Rio conferma la scelta di questa stazione e cerca di tranquillizzare, ammette lo slittamento, ma spiega: si tratta di un paio di mesi, non di più. Ritardi su un'opera complessa che, aggiunge, non sono responsabilità del comune, ma dell'ente appaltante, cioè RFI. Insomma, l'appuntamento per vedere i treni fermarsi nella ipertecnologica stazione è rimandato, così come i collegamenti con il resto della città e della provincia. Poter raggiungere comodamente e velocemente la stazione dovrebbe essere l'altra grande sfida.
Restiamo a parlare dell'area nord perché è stata presentata la rete di imprese e centri di ricerca a sostegno dei progetti sulle competenze distintive di Reggio. Pronti progetti del valore tra i 10 e i 12 milioni di euro. Via al reperimento delle risorse anche attraverso i bandi cluster e smart city and community con progetti per l'innovazione. Ha spiegato il sindaco di Reggio Graziano Del Rio: abbiamo progetti concreti frutto di un grande lavoro comune che ci permettono di intercettare bandi e finanziamenti importanti e di dare poi lavoro e competitività alle nostre imprese. Per la cronaca, un incendio a Cadelbosco Sopra che ha impegnato per ore i vigili del fuoco ad andare in fiamme le rotoballe in un'azienda agricola tra via Cella Alloldo e via Pratonera. Certamente sulle cause del rogo ancora in corso e non si esclude l'ipotesi del dolo, che anzi sta prendendo piede dato anche le condizioni atmosferiche di questi giorni. Sul posto anche i carabinieri. Verso la mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti invece alle ex Reggiane in via Agosti a Reggio per alcuni piccoli focolai scatenati probabilmente dal fuoco acceso per scaldarsi da alcuni clandestini irregolari che hanno trovato rifugio nei capannoni. Industriali Reggio aumenta il proprio impegno a fianco delle imprese associate, potenziando ulteriormente i servizi già offerti nel campo della ricerca e dell'innovazione. Due le principali linee di azione. La prima consiste nel rafforzamento del servizio di assistenza tecnologica e di individuazione delle esigenze di innovazione delle imprese, che vede anche l'introduzione di una nuova attività di promozione dell'accesso ai finanziamenti europei per progetti di ricerca e innovazione. La seconda novità annunciata dall'associazione è il sostegno di due borse di studio triennali per giovani dottorandi della Scuola di Ingegneria dell'Innovazione di Reggio, che avranno il compito di trasferire conoscenza nell'industria. Questi due ricercatori saranno poi a disposizione delle aziende associate. Soddisfazione per queste due presentazioni da parte del presidente Stefano Landi. Adesso andiamo a Reggiolo. Una cinquantina di persone erano presenti ieri sera a un'assemblea infuocata, c'era anche il Codacons, che è l'associazione dei consumatori, si parlava della crisi della cooperativa Muratori Reggiolo. È stato confermato l'esposto destinato alla magistratura per fare piena luce sulle questioni finanziarie e sui movimenti e sulle garanzie di cambiali. Sentiamo loro i dettagli dal nostro Antonio Lecci. L'ha definito una serata positiva l'avvocato Bruno Barbieri, vicepresidente nazionale del Codacons, l'incontro di ieri sera con alcuni creditori della cooperativa Muratori Reggiolo, che è stato organizzato all'Hotel Gonzaga di Reggiolo per fare maggiore chiarezza su alcune vicende che l'Associazione dei Consumatori ritiene anomale. In particolare la conferma arrivata da alcuni creditori anche ieri sera sull'invito a continuare a depositare somme nei libretti di CMR e per cambiali finanziarie, nonostante si fosse già in piena crisi finanziaria. E poi dubbi sulle garanzie delle cambiali, alcune onorate e altre no. L'avvocato Barbieri conferma, anche alla luce di quanto emerso nell'assemblea di Reggiolo, l'intenzione di proseguire nell'azione trasparenza attraverso la presentazione di un esposto alla magistratura. Indipendentemente dal procedimento del concordato preventivo della CMR, il Codacons vuole cercare di capire se vi siano state irregolarità penali o amministrative nel comportamento di soggetti o enti legati alla CMR. E in caso positivo, aggiunge il vicepresidente di Codacons, sarà a loro che i creditori potranno chiedere conto per avere il risarcimento dei danni patiti. L'Associazione dei Consumatori chiede inoltre garanzie certe e un impegno nero su bianco sull'intervento promesso dal mondo cooperativo per rimborsare almeno in parte i soci prestatori di CMR che nelle casse della cooperativa avevano versato una cinquantina di milioni di euro. Dall'azione del Codacons si è già dissociato il comitato dei soci prestatori, temendo che queste pressioni in questo momento possano far rientrare l'impegno di Legacoop a coprire la metà del debito di CMR nei loro confronti. Usava la carta di credito intestata al comune di Poviglio per fare benzina alla sua macchina. Con l'accusa di furto aggravato e indebito utilizzo della carta è stato denunciato uno stradino di 22 anni in servizio a Poviglio. Rifornimento di benzina per un valore di 2.000 euro era stato fatto negli impianti a Castelnuovo Sotto e a Gattattico. Il carburante veniva anche rivenduto da alcuni camionisti. A incastrare l'ex dipendente infedele, immagini delle telecamere e le testimonianze di chi per 3 mesi ha comprato da lui questa benzina.
Come ogni anno, alla vigilia della festa di ogni santi e alla commemorazione dei defunti, scatta l'operazione Cimiteri Sicuri dei Carabinieri, che in queste ore intensificano la loro presenza su tutta la provincia. L'obiettivo è di prevenire episodi di microcriminalità nei giorni di massimo afflusso ai Camposanti. L'invito ai cittadini a non lasciare borse sulle auto, che devono essere sempre chiuse, attenzione ai borseggiatori, segnalare al 112 quello che risulta sospetto. Saranno sorvegliate speciali anche le aree come le stazioni, la stazione ferroviaria e la stazione delle Corriere. Nascondeva le dosi di eroina da spacciare in bocca, pronte a essere ingoiate in caso di controlli, cambiava continuamente zona per incontrare i clienti. Ma non è bastato, l'ultima consegna è stata però fatale a un nigeriano di 26 anni trovato con due dosi di cocaina e anche dell'eroina. Ok, questo è il nome che aveva nell'ambiente, è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio e già domani comparirà per direttissima in tribunale. Adesso andiamo in pubblicità, tra poco ancora insieme. Di nuovo in studio con l'informazione, prima di continuare il riassunto dei nostri titoli. La polizia scopre 8 appartamenti tra via Turri e via Paradisi a Reggio, dove ad ogni ora del giorno e della notte si prostituivano cinesi per 20 euro, clienti adescati anche nei bar. Sulla via Emilia la prostituzione è invece in mano alle cittadine dell'est. 125 donne sono state espulse grazie ai controlli della polizia, per la maggior parte sono rumene. Carabinieri questa mattina nella sede della Regione a Bologna per cercare informazioni sulle spese del consigliere regionale, ex Italia dei Valori, il reggiano Matteo Riva, che dice: le mie spese tutte controllate dai revisori. Slitta di alcuni mesi la consegna della stazione Medio Padana firmata Calatrava, che rischia però di essere inutile. Nessuna conferma infatti che i treni dell'alta velocità si fermeranno a Reggio. In molti hanno partecipato all'assemblea sulla crisi della cooperativa Muratori Reggiolo, pronto un esposto dei consumatori per fare luce sulle questioni finanziarie. Con l'avvicinarsi delle feste per la commemorazione dei santi e dei defunti, i carabinieri intensificano i controlli nei cimiteri di tutta la provincia, istruzioni per evitare di essere derubati. Dopo il trionfale successo a Milano, l'allenatore della Trenkwalder, ospite di Basket Time, questa sera alle 21, Max Menetti parlerà della squadra e dei prossimi incontri. Scandiano ha intitolato un parco ad Antonino Caponnetto, capo del pool antimafia di Palermo. Il parco si trova nei pressi del torrente Tresinaro. L'intitolazione è avvenuta alla presenza, tra gli altri, del prefetto di Reggio Antonella De Miro e della vedova di Caponnetto, la signora Elisabetta Baldi, che parlando del marito ha ricordato i sentimenti di amore, di patria e di solidarietà verso l'Italia che lo hanno spinto a fare domanda di trasferimento in Sicilia dopo l'uccisione del giudice Chinnici e a impegnarsi per avere intorno a sé uomini come Falcone e Borsellino che hanno condiviso con lui questi profondi valori. Sarebbe stato contento, ha poi concluso, di vedersi intitolato proprio un parco. Mio marito provava un grandissimo amore per la natura. Un 33enne di Rubiera è stato arrestato per aver utilizzato il bancomat rubato dalla borsa di una dipendente in un bar di Correggio. L'uomo è stato sorpreso proprio mentre cercava di prelevare da una banca in corso Mazzini a Correggio, non ha potuto negare l'evidenza. Sono invece scappati nei campi, aiutati dal buio, i tre ladri che sono stati notati dai militari in una zona residenziale a Ventoso di Scandiano, già meta di molti furti. Hanno abbandonato un Alfa Romeo 159 risultata rubata a Castelfranco Emilia. Ora ci sono i rilievi per risalire a questa banda. La pagina della salute: il dottor Lorenzo Ghiddi è stato nominato direttore della struttura operativa complessa di radiologia degli ospedali di Montecchio e Castelnuovo Monti. Ha lavorato nell'ospedale di Correggio al servizio di radiologia, specializzandosi in particolare nel settore ecografico. Dal 2000 ad oggi ha svolto la sua attività al servizio di radiologia al Santa Maria Nuova. La scelta, spiega la direzione dell'azienda USL, è stata determinata dalla sua comprovata competenza e consolidata esperienza, supportata da una costante attività formativa.
Andiamo nella bassa perché c'è un appello importante per salvare la storica biblioteca Maldotti. C'erano anche i vescovi Adriano Caprioli e Lorenzo Ghizzoni all'incontro pubblico per sensibilizzare la popolazione a non disperdere una così importante patrimonio storico e culturale. Un appello davvero importante. Sentiamo ancora Lecci. Un appello alla cittadinanza per trovare aiuti di ogni tipo, per salvare la biblioteca Maldotti di Guastalla e consentire la piena ripresa della sua attività, che altrimenti rischia di chiudere per sempre col suo scrigno di cultura e storia, di valore inestimabile, ma che è sempre molto distante dalla gente. Un affollato incontro pubblico ieri sera nel Salone Padre Paolino, all'ex oratorio della Madonna della Porta a Guastalla, per cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di una struttura culturale, la Biblioteca Maldotti, che deve trasformarsi da un luogo di nicchia per soli studiosi a uno spazio aperto a tutti. E questa è la scommessa della congregazione maldottiana, di cui fanno parte la Curia, la Parrocchia, il Comune di Guastalla. Ieri sera all'incontro hanno preso parte anche il Vescovo Adriano Caprioli e il suo ausiliario Lorenzo Ghizzoni, preceduti dall'intervento del parroco Don Alberto Nicelli, che ha spiegato come l'intervento di tutti sia necessario per salvaguardare un patrimonio culturale e storico davvero eccezionale, rappresentato dalla biblioteca di Corso Garibaldi. Tutto questo forse non è così evidente alla maggior parte della popolazione, e la serata che abbiamo organizzato vorrebbe un po' essere per rilanciare l'attività della biblioteca, che peraltro negli ultimi mesi a causa del terremoto è rimasta chiusa, perché in attesa ancora delle verifiche che verranno eseguite nei prossimi giorni. La speranza è che, conoscendo la biblioteca, troviamo anche persone disposte ad animarla e a sostenerla anche economicamente. E il Vescovo Caprioli ha sottolineato come la biblioteca sia da sempre un simbolo di socialità, con la missione della Chiesa che è anche quella di accordare maggiore attenzione alla cultura e alle ragioni che sollecitano azioni di questo tipo. Ma ha aggiunto che la realtà reggiana, forse per la presenza di vicine città di più antica tradizione universitaria, non ha una vita culturale proporzionata al suo peso economico, sociale e amministrativo, accontentandosi, sono parole del Vescovo, più di consumare che non di produrre cultura. Monsignor Caprioli si augura inoltre un maggiore coinvolgimento dei giovani in questo settore. Aiutiamoli a essere cittadini, ha detto, offrendo loro occasioni vere di partecipazione, con possibilità di educazione che possano strapparli dalle noie e dalla droga. E in questa operazione la cultura può davvero diventare un alleato insostituibile. Restiamo a Guastalla per un'altra informazione importante. È un'iniziativa per la prevenzione del tumore al seno. Domani alle 18 le associazioni di volontariato impegnate nella sanità organizzano appunto a Guastalla l'Ottobre Rosa, illuminando di rosa la torre civica di Piazza Matteotti. Poi nella vicina sala civica un incontro pubblico sulla prevenzione del tumore al seno col personale del Day Hospital Oncologico dell'ospedale di zona e altri medici che saranno a disposizione dei cittadini per ogni informazione. Andiamo ancora in pubblicità, tra poco come sempre anche le previsioni del tempo. Teletricolore Meteo. Il meteo è offerto da Notti d'incanto di Luca Vezzali. Grandi sconti su divani, poltrone relax, reti, letti, materassi a molle insacchettate in memory e in lattice. Notti d'incanto vi aspetta in Via dei Gonzaga a Reggio Emilia, in zona Italghisa. L'ultima giornata di ottobre regala una giornata che parte con tempo nuvoloso e coperto per poi trasformarsi nel pomeriggio e verso la sera in pioggia battente. E le temperature sempre in calo, le minime 6 gradi, le massime 12 gradi, scusate. Teletricolore Meteo. Il meteo è stato offerto da Notti d'incanto, con un acquisto minimo di 499 euro. Vi regala una vacanza di 7 giorni. Da Notti d'incanto, pagamenti dilazionati fino a 18 mesi a tasso zero. Notti d'incanto di Luca Vezzali vi aspetta in Via dei Gonzaga, a Reggio Emilia, in zona Italghisa. Nonostante il brutto tempo dunque e il freddo, saranno numerose domani le iniziative, perché è la sera di Halloween, sfilata con il carro delle streghe a Campeggine a Correggio, l'animazione del museo mostruoso ai vizi del Pellicano a Fosdondo, musica e maschere, così come al fuori orario a Taneto, al Re Club di Villa Celi, al corallo
di Scandiano, cena con animazione al Castello di Canossa, alla Biblioteca Rosta Nuova Reggio, le narrazioni con streghe e letture. Domani alle 20.30 al Teatro Ariosto di Reggio va in scena la prima italiana, una versione moderna del balletto Il Lago dei Cigni con le coreografie di Dada Masilo, arte e antiquariato infine alle fiere di Mancasale. E adesso, prima di salutarci, rivediamo in sintesi le principali notizie di questa giornata. La polizia scopre 8 appartamenti tra via Turri e via Paradisi a Reggio, dove ad ogni ora del giorno e della notte si prostituivano cinesi per 20 euro, clienti adescati anche nei bar. Sulla via Emilia la prostituzione è invece in mano alle cittadine dell'est. 125 donne sono state espulse grazie ai controlli della polizia, per la maggior parte sono rumene. Carabinieri questa mattina nella sede della Regione a Bologna per cercare informazioni sulle spese del consigliere regionale, ex Italia dei Valori, il reggiano Matteo Riva, che dice: le mie spese tutte controllate dai revisori. Slitta di alcuni mesi la consegna della stazione Medio Padana firmata Calatrava, che rischia però di essere inutile. Nessuna conferma infatti che i treni dell'alta velocità si fermeranno a Reggio. In molti hanno partecipato all'assemblea sulla crisi della cooperativa Muratori Reggiolo. Pronto un esposto dei consumatori per fare luce sulle questioni finanziarie. Con l'avvicinarsi delle feste per la commemorazione dei santi e dei defunti, i carabinieri intensificano i controlli nei cimiteri di tutta la provincia. Istruzioni per evitare di essere derubati. Dopo il trionfale successo a Milano, l'allenatore della Trenkwalder, ospite di Basket Time, questa sera alle 21, Max Menetti parlerà della squadra e dei prossimi incontri. Con questo è tutto, dunque vi lascio alla programmazione della rete, grazie di averci seguito e arrivederci ai prossimi telegiornali. Buona serata.